Luglio col bene che ti voglio, cantava Riccardo Del Turco. Ciao a tutte e a tutti. Oggi 5 luglio è San Antonio Maria Zaccaria. Entriamo nel mondo dei compleanni. Un ex calciatore, un bravo centravanti. 5 luglio 1982, Alberto Gilardino, un conduttore televisivo, un giornalista, si chiama Milo Infante ed è nato il 5 luglio del 1968. C'è il proverbio e poi passiamo all'oroscopo. Dinanzi a falsi amici, attento a quel che dici. Ariete, settimana tranquillissima sotto ogni profilo. Le stelle per voi prevedono infatti giornate di riflessione. Sarete aiutati da Mercurio, che vi inviterà a rivedere alcune posizioni assunte con molta calma. È il momento di riprendere in mano ciò che avevate dovuto interrompere. Toro, il vostro atteggiamento, piuttosto diffidente nei confronti di situazioni nuove, potrebbe venire contrastato da chi invece ne vede l'aspetto migliore ed è fiducioso. Questo potrebbe farvi sentire incompresi a volte, alimentando il vostro pessimismo e la vostra voglia di solitudine. Cercate di reagire. Gemelli, tutto è bene quel che comincia bene. È un vecchio proverbio che racchiude, come sempre, grande saggezza e che ben si addice a voi di questa simpatica costellazione. La settimana procede molto bene e sarete accompagnati da un forte senso di euforia con cui trascinerete anche gli altri. Cancro, la giornata non prevede per voi particolari problemi, anzi potremmo dire che tutto scorre senza particolari intoppi. Il problema nasce dal fatto che la vostra indole, notoriamente calma e languida, tenderà ad appesantire ogni cosa. Infatti, pigrizia e svogliatezza non vi abbandoneranno neppure nei prossimi giorni. Leone, parte dei problemi che vi hanno creato tensioni nei periodi precedenti troveranno una soluzione o quantomeno potranno essere da voi affrontati con maggiore serenità ed equilibrio. L'amore ha ancora qualche spina, ma dovreste imparare ad imporre un po' meno le vostre esigenze. Vergine, nonostante la presenza continua di Giove che vi protegge, qualche pianeta potrebbe crearvi temporanei fastidi. I nervi che saltano, poca voglia di scherzare, insomma poca armonia dentro e soprattutto poca voglia di accettare gli altri e la loro presenza. Scuotetevi. Bilancia, una giornata che vi vedrà più volte diventare estremamente battaglieri, se non addirittura piuttosto litigiosi, con le persone che abitualmente vivono accanto a voi. E poi tanta insicurezza vi spinge alla ricerca di cose stabili che non vi sembra di riuscire a trovare. Siate più cauti. Scorpione, atteggiamenti di ribellione alle formalità o agli impegni di sempre costituiranno la nota dolente della settimana. Inutile dirvi che occorre sempre un pizzico di diplomazia nel rapporto con gli altri, ma voi non starete certo ad ascoltare queste parole. Attenzione a non sciupare anche l'amore. Sagittario, fiducia ed ottimismo saranno i vostri inseparabili compagni nel corso di questa giornata. Il vostro atteggiamento così spontaneo e semplice vi farà guadagnare la stima e la simpatia di molta gente. La dinamicità sarà notevole e riuscirete a ben distribuirvi tra gli impegni e i momenti di svago. Capricorno, attimi di depressione vi creeranno a volte la sensazione di sentirvi molto soli, ma si tratta di un periodo breve che dovrete cercare di contrastare con tutte le vostre forze. Siete sempre molto sicuri di voi stessi e quindi continuate contando solo su di voi. Non mancheranno gli imprevisti, ma anche le liete sorprese. Acquario, settimana che vi farà sentire sotto certi aspetti particolarmente frizzanti, mentre sotto altri segnerà il passo. Una sensazione di tranquillità e di cose certe. Non prendete troppi impegni, perché avrete un po' la testa tra le nuvole e vi sentirete in un clima troppo spensierato. Pesci, sembra che tutte le porte del mondo siano spalancate per accogliere proprio voi. Vivete questa giornata godendo di ogni sì e di ogni sorriso che incontrerete. State ancora godendo dei favori del sole che illumina il vostro cammino. Non siate però ingenui, non fidatevi ciecamente di chi non lo merita.